Molti giovani come me siamo espatriati, siamo stati in Svizzera tanti anni, però di tornare nel Cilento, perché per me, io sono tornato dopo pochi anni nel Cilento, per me il Cilento è una terra meravigliosa, penso io. Non ci sono posti più belli di questi, penso io. Sono stato in Svizzera, però in Germania, però no, il Cilento è il Cilento. Sono Saverio Scannello, nato a Laurito il 14/9 del 58, risiedo a Montanandiglia. La mia storia, diciamo che è nata così, cioè è una cosa che da piccolo proprio è nata questa storia della radice, di lavorare il legno. Cioè ci sono nato, ecco tutto, di più. Cioè, li vedo nelle radici dei pezzi e li tiro fuori, però da piccolo non è una storia, ci sono nato con queste cose, cioè, li vedo e li tiro fuori dalle radici, ecco, questa è la mia storia, diciamo, e lavoro alla radice di ulivo, l'ulivo nostro, quello del Cilento, la pisciottana, quelle grandi radici della pisciottana del Cilento. Diciamo che io so, dal principio avevo 9 anni. Aiutavo gli altri bambini a fare spade, coltelli, perché erano questi i giochi di una volta, i giochi di una volta, no? Poi, rientrando dalla Svizzera, la moglie ha detto: fammi un tavolino da salotto, e ho iniziato così a fare il primo tavolino da salotto. Ma poi, diciamo, non ho voluto mai portarli fuori, è stata l'istituzione che mi ha fatto uscire dalla bottega. Sono stato il primo sindaco, ha detto: devo uscire, devo uscire. Abbiamo fatto le prime manifestazioni e oggi, diciamo, se giriamo tutto il Cilento, anzi, non solo il Cilento, siamo stati anche fuori a Kiel sul Baltico con consoli italiani. Ho partecipato a manifestazioni come gallerie d'arte, due o tre, ho pubblicato le opere. Però sono uscito molte volte sui giornali, in televisione, però per me, diciamo, è una passione. Adesso è diventata una droga. Una droga. La prima cosa, qua si parla di radice diciamo, di 30, 40, 20, a seconda delle radici secolari, delle radici. Noi tiriamo le piante, no, però sono già morte, le piante morte, lavoriamo le piante morte, dove diciamo che io le vedo dentro. Cioè, è una cosa che ti entrerà fuori da dentro una ceppa, il pezzo che ti interessa. Cioè, non lo posso spiegare alle persone cosa ci vedo, perché gli altri dicono: ma tu sei matto. Che anche l'ultimo, una volta un giornalista, tra parentesi, mi ha scritto: il matto del Cilento che espone le sue opere in mezzo alla strada. Cioè, questo, però non riesco a spiegargli quello che posso vedere io a fronte agli altri. Però molte persone, diciamo anche la mia famiglia, non è che sono, diciamo, brave, però non è che dice: ma mi prendono per matto, dice: ma io non ci vedo niente, prendermelo e buttano al fuoco i pezzettini, io devo ritirarlo dal fuoco delle volte, perché loro buttano tutto oggi. E questo è il mio problema, è questo, di tirarlo da dentro al fuoco anche dei pezzettini che loro mi buttano, perché non tutti riescono su queste opere di radica, riescono a capire quel che si na nasce dentro. E il pezzettino più piccolino,
che l'abbiamo fatta anche più piccolo, come più piccolino che abbiamo fatto, che ho fatto questo, è una tartaruga. Questa è la storia, te lo spiego. Una signora la volevo portare al fuoco, io ce l'ho rubata, un pezzettino di radice. L'avevo vista dentro, l'avevo tirata, ho detto, guarda signore, io o me la dai o me la rubo. Ha detto, ma che ne fai un pezzettino di radice con una pietra naturale dentro? Ho detto, no, devo fare un'opera. E questa è andata così, un'opera. E proprio questo si vede, proprio la natura della pietra che racchiude, la radice che racchiude la pietra. È stata fatta per un signore, e poi cosa è successo? Mi ho offerto 100 euro per una beccaccia, cioè neanche il lavoro, parliamo chiaro, e l'ho lasciata nella bottega per sempre.